Allora, grazie Antonella per la presentazione, anche a tutti voi, insomma, per averci dato questo spazio e aver mostrato anche un po' interesse per il nostro lavoro. Io cerco di sostituire Stefano. In realtà Antonella diceva che il progetto è nato da me, ma in realtà, come poi lei stessa ha detto, in realtà il progetto è nato proprio da Stefano e Chiara, quindi Stefano Sartini e Chiara Riforgiato, che partecipano al primo workshop di Linea Verde. In realtà, tornando in treno, parlarono con Antonella e diciamo, ebbero modo di esprimere a Antonella quelle che erano le nostre perplessità sulla formazione medica post-laurea da tre punti di vista, in quel caso due, ma noi tre abbiamo sempre lavorato insieme su questa cosa, che erano il punto di vista, diciamo, dello specializzando piccolo, insomma, nel pieno della formazione, che era Chiara, che al tempo era il primo anno di specializzazione, della neospecialista, perché io mi ero appena specializzata, e di Stefano, che in realtà era specialista già da un po' e che però si occupava spesso, insomma, si occupa spesso di formazione degli specializzati all'interno della sua scuola di specializzazione di medicina d'urgenza. Io pensavo, se anche Antonella desse d'accordo, non so quanto tempo a disposizione, Stefano mi aveva detto un quarto d'ora, 20 minuti, poi chiaramente essendo una chiacchierata interrompetemi quando volete, sarà una cosa interattiva, penso, spero. Io pensavo di introdurvi un po' proprio a chiacchierata per 5-10 minuti quello che abbiamo fatto e poi mostrarvi qualche slide che rappresentano un po' forse schematicamente quelli che sono stati un po' sia i nostri principi su cui ci siamo basati, sia i nostri risultati e anche le nostre, diciamo, timeline del progetto, eccetera, eccetera. Quindi io appunto vi dicevo come è partito il progetto e anche forse un po', vi do un po' di background su come noi ci siamo vissuti un po' la nostra formazione e quello che abbiamo sentito durante la nostra formazione post laurea, il motivo per cui è diventato per noi un interesse e forse una priorità quasi assoluta. Vabbè, noi appunto ci siamo laureati in medicina e poi abbiamo fatto tre specializzazioni diverse, medicina d'urgenza Stefano, ematologia io e anestesia e rianimazione Chiara. E abbiamo iniziato, diciamo, un po' a riflettere sul fatto che le specializzazioni probabilmente hanno rappresentato per tutti noi tre, sentendo molti colleghi, un po' per tutti, forse il peggior momento della nostra formazione medica. Perché mentre nel prelaurea, con tutti i problemi e le sfide del prelaurea, diciamo, siamo sempre riusciti a sentirci parte di qualcosa, ad avere in testa, quali erano gli obiettivi formativi, magari anche ad avere in testa quali erano le carenze del percorso formativo. Ma perlomeno avevamo un'idea di dove volevamo arrivare o comunque di dove era giusto forse arrivare. E invece in specializzazione ci siamo trovati in un contesto dove non erano chiari gli obiettivi formativi, non era chiaro dove iniziava e dove finiva la responsabilità lavorativa e perché appunto ricordo che i specializzandi medici insomma lavorano, percepiscono uno stipendio e si assumono anche delle responsabilità assistenziali per quanto dal punto di vista, diciamo, legislativo, forse queste siano piuttosto purtroppo vaghe. E appunto, e poi probabilmente la più grande carenza è che non avevamo a disposizione un curriculum, così l'abbiamo chiamato noi, ma comunque un qualsiasi documento che in qualche modo ci aiutasse a capire quali erano i nostri obiettivi formativi, come e dove avremmo dovuto imparare quelle che poi noi dopo abbiamo chiamato competenze. E quindi non abbiamo avuto nessuno, né persone fisiche né supporti, diciamo, di tipo di programmi o comunque di documenti, eccetera, che ci aiutassero e ci affiancassero in questo percorso, che è stato purtroppo davvero un po' sia deprimente che diciamo abbastanza disturbante per noi perché ci siamo trovati veramente in una situazione dove non eravamo capaci di fare il nostro lavoro, nessuno ce lo insegnava, se ce lo insegnavano, ce lo insegnavano in contesti diciamo, occasionali per la buona voglia, la buona diciamo missione dei tutor o dei docenti che avevamo, ma mancava completamente un disegno. Ci siamo anche poi, diciamo, sorpresi molto di scoprire che in altri paesi europei e mondiali, ma abbiamo avuto contatto in altri paesi europei, le cose non sono affatto così. E quindi abbiamo iniziato, diciamo, un po' questo percorso per cercare di capire insieme anche a Antonella e poi successivamente anche a Fabrizio e al professor Testini di Siena,
a capire come potevamo in qualche modo sia comprendere meglio come i percorsi di formazione post laurea dovrebbero essere e poi anche come fare qualcosa per cercare di migliorarli. Partendo da questo appunto, diciamo, è iniziato un'avventura che ha visto in prima, quasi da subito, dall'inizio, il coinvolgimento di un personaggio che poi è stato centrale nel nostro progetto, che è il professor Rakesh Patel, che è un nefrologo, docente in nefrologia e di Medical Education all'Università di Nottingham, che è il direttore del master che ho avuto la fortuna di frequentare per un anno quando ero in Inghilterra e che appunto è anche preside la facoltà di medicina di Nottingham al momento e ovviamente non direttore, ma comunque docente della scuola di specializzazione di nefrologia. Appunto, grazie a lui abbiamo iniziato questo percorso prima con un workshop sulla formazione post laurea che si è svolto qui a Genova nel giugno 2017 e poi lo abbiamo continuato con un progetto ha rappresentato il modo in cui abbiamo condiviso specializzandi di Genova, sia invitati da altre università d'Italia, alcune riflessioni sulla formazione abbiamo riportato il modello inglese grazie anche alla presenza di Rakesh Patel. Abbiamo poi mandato una call, una chiamata alle scuole di specializzazione sia genovesi che di altri atenei italiani a chi aveva voglia di unirsi al nostro progetto pilota. Hanno risposto 7 scuole. Noi inizialmente ci eravamo posti un progetto un po' più piccolo perché avevamo paura con 7 di non riuscire a gestirle, ma poi alla fine il numero è risultato abbastanza fattibile. 7 scuole, di cui 4 di Genova e 3 fuori da Genova, Roma, Pisa e Siena. E abbiamo iniziato questa avventura che è durata in realtà 2 anni e mezzo e ci ha portato appunto a approfondire con le scuole come poter strutturare un percorso formativo post laurea. Ora, Antonella lo definisce sempre per competenze ed è verissimo, corretto. Ora, magari poi voi che siete appunto pedagogisti, sicuramente molto più di me, quindi magari poi io sono abituata di solito a presentare questo progetto a persone di cui in realtà di pedagogia medica non interessa niente e quindi tendo a tagliare tutte le parti tecniche, invece oggi ci possiamo divertire a parlarne un po' di più. Però ecco, diciamo che è vero, giustamente, è sicuramente un design di curriculum post laurea per competenze, tuttavia si potrebbe argomentare che è un design di curriculum post laurea, perché difficilmente si può immaginare un curriculum post laurea non strutturato per competenze. E su questo ci sono molte evidenze pedagogiche, io poi se volete vi inviamo anche quello che è stato il nostro lavoro. In particolare la premessa pedagogica, il razionale pedagogico ai nostri manuali che ho scritto io con l'aiuto di Rakesh Patel, revisionato da Rakesh e revisionato ovviamente da Antonella, dove sono contenute appunto tutte anche le evidenze che riportano il modello competence-based come al momento forse l'unico modello valido per la formazione post-laurea. Quindi, cosa abbiamo fatto? E poi magari su questo ci torno tra un attimo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a fondere, diciamo, quello che era il modello inglese con la realtà delle 7 scuole. Questa è stata forse la ricchezza del progetto, perché se avessimo preso e, diciamo, impiantato un modello inglese o comunque anglosassone o comunque europeo o di un altro paese nel nostro, oltre a risultare praticamente impossibile dal punto di vista politico e istituzionale adottarlo, sarebbe risultato anche molto ostico nella real life accettarlo da parte dei docenti e anche degli specializzandi, devo dire. Invece il fatto di aver lavorato per quasi 3 anni con le scuole ci ha permesso di confrontarci quotidianamente col fatto che i docenti ci dicevano: eh no, ma guardate, questo non si può fare, questo sarebbe bello, ma non è realistico. E quindi la conclusione a cui siamo alla fine arrivati è stata la fusione un po' sia di un modello sicuramente non italiano, ma anche di una real life delle scuole di specializzazione italiane con tutti i limiti economici, strutturali e anche forse culturali del post laurea italiano. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto 3 workshop nel progetto pilota, iniziando appunto da novembre, poi febbraio
e poi giugno del 2017-18, in cui abbiamo affrontato i principali tre scogli, diciamo, le tre fasi di curriculum design. E cioè la prima è stata la definizione degli obiettivi formativi, del learning outcome, che è stato, diciamo, l'80% del lavoro. Cioè abbiamo, grazie a Rakesh fatto, e Antonella, fatto alcuni, diciamo, esercizi anche per capire come definire gli obiettivi formativi in un percorso post laurea. Abbiamo adottato un modello, appunto, competence based, dove abbiamo selezionato per ogni scuola di specializzazione il modello di specialista, il risultato finale, quindi il profilo dello specialista che volevamo ottenere. L'abbiamo definito attraverso, diciamo, i petali del CAMMEZ. Quindi attraverso analizzando ogni petalo del CAMMEZ, per ogni diversa specializzazione abbiamo definito quello che volevamo fosse lo specialista in uscita. Da lì a ritroso abbiamo definito gli ambiti di formazione, le singole competenze e all'interno di ogni competenza i singoli learning outcome che abbiamo diviso per teorici, pratici e comportamentali, quindi knowledge, skills e behavior. Su questa base abbiamo chiesto alle sette scuole di fare questo esercizio, che è durato appunto 4-5 mesi, tutorato da noi, e dal mio punto di vista questa è stata la parte più dura e più faticosa del progetto. Abbiamo scritto insieme a loro i learning outcome, le competenze e i profili dello specialista, che sarebbero nell'altro ordine, il profilo dello specialista, le competenze e learning outcome, delle sette specializzazioni. Per farvi capire, questa parte del curriculum che abbiamo chiamato, scusate, che sta passando sotto casa, che abbiamo chiamato syllabus delle competenze, è la parte anche volumetrica, diciamo, più importante del lavoro, essendo appunto in alcuni casi anche 100, ma 50-70 pagine di curriculum. A questo punto siamo arrivati a febbraio del 2018, dove abbiamo condiviso con le sette scuole, in un secondo workshop, alcuni metodi di insegnamento, apprendimento e di valutazione. Quindi Rakesh Patel ci ha presentato alcuni metodi che vengono applicati in Inghilterra, noi abbiamo, diciamo, rivisto e ripresentato anche alcune cose che conosciamo anche noi qua in Italia, e poi più o meno ovviamente i metodi sono gli stessi. Abbiamo pensato quali metodi potevano essere più adatti nel post laurea rispetto al prelaurea, visto il particolare setting clinico e pratico e anche lavorativo dello specializzando e il particolare pattern di competenze, diciamo, già molto professionali, che lo specializzando deve acquisire durante il suo percorso. Quindi il secondo workshop è stato mirato sui metodi. E poi il terzo, finalmente, a giugno 2018, che ha rappresentato la fine della parte iniziale, diciamo, di stesura, è stato un workshop sull'implementazione, cioè su come da un documento scritto, quindi da un curriculum, si passa a applicare quei metodi, quei principi, quei valori nella pratica didattica e anche clinica di uno specializzando, di un docente, di un tutor, durante l'attività formativa e lavorativa di una scuola di specializzazione, e anche come programmare, pianificare la didattica, sia formativa sia valutativa. E qui c'è stata una delle grandi, diciamo, ora scusate se magari se interrompimi, ecco, in ogni momento, ma forse una delle intuizioni, diciamo, che abbiamo avuto con Antonella, che non è così chiara, ecco, nel sistema anglosassone, quindi possiamo quasi vantare di averla un po' forse inventata noi, che è questa divisione, almeno in maniera così schematica, forse l'abbiamo pensata noi, che è questa divisione abbastanza netta tra la didattica formale e la didattica sul campo. Cioè, ovviamente molto importante scuole di specializzazione, la didattica sul campo, l'attività professionalizzante che deve rappresentare tra l'altro per legge il 70% dell'attività dello specializzando, ma abbiamo anche pensato, e questa devo dire che dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista è stata veramente una cosa molto importante, che deve però anche esistere un programma formale di didattica, di insegnamento, apprendimento e anche di valutazione. Perché spesso si incappa in quello che secondo noi è un errore delle scuole di specializzazione, che dicono: beh, ma tanto l'importante è il tirocinio, l'importante è l'attività professionalizzante, nel caso delle
specialità più chirurgiche o più pratiche, l'importante è operare, l'importante è andare in sala, eccetera, e che è sicuramente verissimo per molte specializzazioni, però secondo noi avere uno scheletro programmato e calzato, non necessariamente, anzi abbiamo visto prima le lezioni più spesso possono essere occasioni di qualsiasi altro tipo, dalla simulazione al lavoro a piccoli gruppi, eccetera, ma devono, parlando della didattica e di insegnamento, parlando della valutazione, assolutamente non sempre, non solo l'esame orale di fine anno o lo scritto a crocette, ma abbiamo visto che poi esistono moltissimi altri metodi applicabili, e questa didattica e valutazione formale che rappresentasse appunto uno scheletro intorno al quale diciamo strutturare poi la didattica occasionale, quella fatta più di giorno in giorno, ci è sembrata diciamo molto, molto importante. E di nuovo abbiamo visto come i metodi di insegnamento e di valutazione, alcuni fossero più adatti all'insegnamento, alla valutazione di learning outcome teorici, altri più adatti a learning outcome pratici e comportamentali. Pertanto, diciamo, la conclusione a cui siamo arrivati è quella che era quella di indicare nel syllabus stesso, a seconda dei learning outcome e delle competenze, quali fossero i metodi di valutazione, soprattutto adatti a insegnare, a valutare, scusate, quella competenza. Non abbiamo, e anche questo è stato frutto, diciamo, di una discussione lunga e complessa, non abbiamo invece indicato i metodi di insegnamento, e questo è stato, diciamo, cioè, Rakesh Patel ci ha, diciamo, imposto questa visione perché ci ha comunque fatto capire, ecco, direi, che probabilmente indicare con troppa rigidità un metodo di insegnamento è veramente, soprattutto in ambito post-laurea, probabilmente inopportuno, nel senso che alla fine, detto banalmente, il fine giustifica il mezzo, cioè il fatto che lo specializzando apprenda e faccia sua il proprio learning outcome, la propria competenza, prescinde dal metodo con cui la si è insegnata. E questo, diciamo, è stato da un certo punto di vista diciamo illuminante per noi, perché abbiamo capito che poi di fatto la formazione, i metodi di insegnamento sarebbero venuti, e abbiamo visto con queste 7 scuole che vengono piuttosto naturalmente, mentre quelli di valutazione dovevano per forza essere invece definiti, e questo è stato, diciamo abbastanza importante. Poi siamo passati appunto all'implementazione nelle scuole, e qui c'è stato il passaggio, diciamo, obbligato di definire le responsabilità e le figure all'interno delle scuole di specializzazione preposte a quelle che poi sono queste attività didattiche. E abbiamo in particolare definito 2 figure, anche questa, diciamo, ce la possiamo arrogare come invenzione nostra, no, ovviamente no, nel senso che è scritto in qualsiasi manuale di pianificazione didattica post-laurea, però diciamo abbiamo individuato le figure del clinical e dell'educational supervisor, cioè queste 2 figure. Uno è il clinical supervisor, cioè il tutor clinico, quello che è lo strutturato che lavora accanto allo specializzando di giorno in giorno, assumendosi la responsabilità professionale di far uscire vivo il paziente dalla sala operatoria o comunque dall'ambulatorio, che a volte non è scontato, tutelando quindi sia la prestazione assistenziale sia però la formazione dello specializzando. E affiancata alla figura del tutor e quindi quello che noi abbiamo chiamato il clinical supervisor, abbiamo però affiancato l'educational supervisor, che noi abbiamo fatto coincidere con i docenti della scuola di specializzazione, ma questa è una forzatura e lo sappiamo, ma era per far capire, diciamo, il concetto, perché l'educational supervisor invece l'abbiamo identificato come quella persona responsabile del percorso formativo dello specializzando, sia nella sua pianificazione, quindi pianificazione didattica formale, di rotazioni cliniche, rotazioni di un'attività professionalizzante, e anche responsabile della mentorship, quindi di quel contatto costante dell'educational supervisor con lo specializzando, anche in termini di dove siamo, dove stiamo andando, cosa ha imparato quest'anno, quali sono le sue lacune,
come vorresti impostare le prossime rotazioni, cosa ti serve di più, cosa ti serve di meno, perché non ti senti sicuro su questa cosa, quindi quell'aspetto proprio di mentorship. E poi abbiamo introdotto questa cosa, introdotto, ci mancherebbe, è super descritta, ma noi l'abbiamo introdotta nel nostro manuale, questa cosa, e cioè il concetto di feedback. Feedback inteso come strumento sia di didattica ma anche di valutazione, specialmente utile nella didattica sul campo e quindi nelle skills pratiche comportamentali, ma anche estendibile ad altri aspetti, che può essere portata avanti da entrambe le figure di supervisor, quindi sia dal clinical che giorno dopo giorno ti dà feedback sul campo, sia dall'educational supervisor che in maniera più costante, avendo un'idea più ampia della didattica del tuo percorso formativo, ti aiuta diciamo più a lungo termine. Quindi queste sono state le due figure, diciamo, intorno alle quali abbiamo deciso di far ruotare il percorso formativo, e il risultato di questi tre workshop è stata la stesura di sette curricula e di un manuale, cioè sette curricula, uno per ogni scuola di specializzazione, e un manuale su come i curriculum in formazione post laurea si scrivono. E andando a concludere, e scusate se mi sono un po' persa, poi vi faccio giusto veramente rapidamente vedere due cose visive che magari possono aiutare a capire meglio. Siamo ora in una fase in cui, da un lato, stiamo interagendo con le sette scuole, anche attraverso la pubblicazione, di cui ringrazio Antonella che è l'anima, attraverso il GUP, cioè il centro, la Genova University Press, il centro di pubblicazioni dell'Ateneo Genovese, e stiamo pubblicando open access sia il manuale che i sette curricula, e attraverso appunto la pubblicazione ufficiale l'inizio con le sette scuole di implementazione sul campo del progetto. Parallelo a questo però c'è un lavoro istituzionale che stiamo facendo grazie al professor Amore, che mi approfitto per citare e ringraziare, e per Anto glielo dirò, che non l'hai neanche citato nella tua presentazione, glielo dirò subito, ma sto scherzando, ma professor Amore, ordinario di psichiatria qui a Genova, che ha fin da subito reso possibili, diciamo, tutti questi appuntamenti, che si è preso carico veramente del progetto da un punto di vista istituzionale. E il professor Amore, che appunto attraverso il CUN, l'osservatorio della formazione specialistica all'interno del MIUR, ha portato avanti questo progetto in più modi e in più riprese, prevedendo anche una presentazione a novembre 2018 del progetto in sede di osservatorio al MIUR, all'Università della Ricerca, e che ha appunto, che in questa fase sta riportando proprio questo modello come modello appunto di applicazione della formazione post laurea. E qui permettetemi, diciamo, una cosa che mi sta molto a cuore personalmente, e cioè la prospettiva istituzionale e politica del progetto. Questo è un progetto tecnico, indubbiamente, è un progetto che ha portato in particolare a me e Antonella, ma a tutti i membri del gruppo, a fare nottate e discussioni sulla singola parola, e non vi dico quanto ci siamo scannati sulle parole. Potremmo parlare della parola competenza, penso, per 5 giorni, io, Antonella, da ora in poi, quindi non ci scatenate perché lo potremmo fare. Però ecco, al di là degli aspetti tecnici, che io ritengo basilari, perché un qualsiasi progetto che non avesse questa base tecnica sarebbe stato completamente inutile, tuttavia io sono, come Antonella sa, molto sensibile alla parte istituzionale e politica, perché io penso che esista in questo momento, e soprattutto in questo momento, un enorme problema politico intorno alla formazione medica post laurea, tanto che credo che la formazione medica post laurea sia assolutamente centrale sia nella riflessione pedagogica medica, ma anche nella riflessione sanitaria e politica, perché le ripercussioni della qualità del percorso formativo medico non sono solo sulla formazione del singolo e quindi sul panorama pedagogico nazionale, ma sono forse soprattutto sulla salute pubblica e su quello che, sia durante quei 5 anni di specializzazione, ma soprattutto dopo, gli specializzandi saranno in grado di offrire alla popolazione. E su questo io, Antonella sa che è sempre la prima frase che io
pongo sempre quando presento il progetto, e non l'ho fatto stasera perché ho deciso che fosse l'ultima, ma appunto, cioè, che lo specialista deve essere quella persona in grado di rispondere ai bisogni in salute della popolazione, e da specialista nella sua materia, ma in generale da medico. E se noi non invertiamo o non consolidiamo alcuni aspetti o li salviamo perché ce li stanno togliendo, alcuni aspetti della formazione medica post laurea, rischiamo di creare adeguati che in un contesto completamente, in un sistema sanitario assistenziale anch'esso inadeguato, con conseguenze e ripercussioni gravissime sulla salute pubblica e su tutta la società. E queste conseguenze, badate, che non si vedono in 10 anni o in 20 anni, si vedono in un anno, in 2 anni. Cioè, ogni anno noi abbiamo migliaia di specialisti che si riversano nel mondo del lavoro, nel mondo della sanità, e bastano 5-6 anni di formazione sbagliata per vederne le conseguenze. Già lo stiamo vedendo con il Covid e con l'emergenza coronavirus, che ha portato a riversarsi sul mondo del lavoro persone non pronte, con tutto che alcune cose, io Antonella lo sa, in realtà probabilmente dovremmo cogliere anche alcuni aspetti positivi, anche formativi dell'emergenza, ma dobbiamo stare anche molto attenti, ecco. E su questo poi lascio la parola a voi, e ho lanciato solo il sasso, che mi rendo conto che provochi un cerchio nello stagno enorme, quindi non mi prolungo oltre. Concludo solo dicendo che appunto l'idea, almeno la nostra idea di una formazione post laurea ideale, è quella di un processo di formazione post laurea. Qui sto parlando proprio di una vision che esula da quello che esiste al momento e anche che esiste in altri paesi, ma che noi ci siamo convinti in questi 3 anni e mezzo ormai di lavoro che possa essere il modello da seguire, un percorso formativo post laurea che offra sia una formazione generale, che è la grande assente in questo momento, perché noi ci laureiamo e poi ci riversiamo nelle scuole di specializzazione, mentre nel 90% dei paesi del mondo c'è un percorso di 1 o 2 anni di formazione generale post laurea, che non può e non deve essere sostituito dalla laurea, perché ha altri obiettivi la laurea, ma nel percorso post laurea, con un'assunzione di responsabilità professionale, si può permettere al giovane medico di assumersi già delle responsabilità professionali e di apprendere però contemporaneamente le competenze di ordine generale, che sono le grandi assenti, perché noi abbiamo in specializzazione degli specializzanti che poi di fatto non hanno delle basi, non hanno basi, non sanno mettere una terapia diuretica, non sanno vedere un RX torace, e le conseguenze le abbiamo viste col Covid, perché abbiamo lasciato a casa specializzandi di chirurgia o di oculistica per 4 mesi, e siamo andati a chiedere a neolaureati di andare a lavorare nei pronto soccorsi. Quindi questo significa che i nostri specialisti, o semi specialisti o quasi specialisti, non sono in grado di gestire un'insufficienza respiratoria in pronto soccorso, quindi non hanno le competenze generali, e questa è una delle cose più probabilmente preoccupanti nel sistema formativo. Poi immaginiamo un sistema formativo che dopo 1 o 2 anni di formazione generale approdi alle specializzazioni, che queste siano un percorso dove si lavora e si impara allo stesso tempo, siano chiare le responsabilità professionali, siano proporzionali al livello di competenza acquisito fino a quel momento, così come descritto nei documenti legislativi ufficiali, e che ogni scuola di specializzazione abbia dei curricula nazionali che descrivano le competenze, gli obiettivi e anche i metodi di insegnamento formativo, e che questo permetta una standardizzazione di formazione a livello nazionale, auspicabilmente conclusa con un esame nazionale finale che permetta di standardizzare e anche di certificare il titolo di specialista, che manca al momento, e che in qualche modo lasci, come è normale alle singole scuole di specializzazione sul territorio, la discrezionalità dei metodi, dei contesti e della rete formativa, che è giusto che sia calata sulla realtà locale, insomma. Quindi questo è quello che noi pensiamo. Pensiamo che in questa chiave sia prioritario creare e offrire un modello di curriculum nazionale, che ora facciamo brevemente vedere, e che questo sia realizzato a livello nazionale per le scuole di specializzazione, che poi venga declinato a livello locale nelle singole scuole, attraverso una pianificazione precisa poi delle attività didattiche, sia formali che sul campo. Pensiamo che debbano essere responsabilizzati sia gli educational supervisor, quindi i docenti delle scuole, ma anche i clinical supervisor, quindi anche
i singoli strutturati, i singoli medici che affiancano lo specializzando, rendendosi conto che il giuramento di Ippocrate, una parte preponderante è quella sulla formazione, che quindi lo strutturato accanto allo specializzando, più che portare, o almeno insieme a portare a casa la giornata, in fondo la giornata dovrebbe avere come mission quella anche di formare il giovane medico che ha accanto. Niente, io avrei concluso. Se volete, vi farei vedere due cose rapidissime su quello che abbiamo fatto, però visto che sono andata un po' lunga, lascio anche la parola a Antonella, se preferite magari non aprire la discussione senza far vedere niente, come, o se vuoi aggiungere qualcosa, tanto come vuoi. No, io chiederei appunto, innanzitutto ti ringrazio perché in effetti hai dato una panoramica molto, come posso dire, esaustiva, completa di tutto il lavoro che noi abbiamo fatto e ci permette di capire come in effetti partendo da linea verde 1 e 2 è partito un processo che mira appunto a migliorare, a cambiare la formazione dei medici specialisti in Italia. È vero che all'inizio non ho citato il professor Amore, mi scuso, però in effetti ero un po' pressata da lasciarti la parola e poi tutte le queste cose casomai le riprendiamo dopo. Quello che io volevo chiedere appunto se a tutti è chiaro il progetto che ha presentato Giulio, se avete invece piacere di vedere ad esempio un esempio di queste tabelle dove ci sono le competenze, il learning outcome, l'allineamento con i metodi di valutazione, perché per me è tutto chiaro, però non so se per voi lo è, per me è stato chiaro perché le ho viste. E la seconda cosa che dicevo è che in effetti il fatto di pensare adesso, se dovesse passare questo modello, sarà utile probabilmente fare formazione dei clinical supervisor e la formazione degli educational supervisor e questo ci siamo detti tante volte e potrebbe essere un'area anche di non so come chiamarlo, un'area di esperienza e potrebbe essere così presa anche fatta, svolta, realizzata insieme a SIPEM. Perché comunque fare la formazione di tutti questi clinical supervisor sicuramente rientra nelle corde, nella mission della SIPEM. Quindi non so, io lascerei la parola, visto che siamo solo una decina, se qualcuno ha voglia di vedere, ha bisogno di capire, vuole far vedere queste tabelle. Sono chiari per tutti? Io Qualcuno? lo vorrei vedere. Melania vorrebbe vederlo, ok? No, anch'io lo vorrei vedere, voglio vedere cosa è diverso rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Sì, ok. Vediamo se puoi farvi un'altra domanda. Sì, allora io vi condivido lo schermo se ci riesco. Prima ci ho provato, forse ci sono riuscita. Aspetta. Sì, vai su, condividi e condividi tutto, ok. State vedendo il mio schermo? Sì. Allora, vi facciamo vedere una scuola, diciamo che ormai è sempre la nostra citata nefrologia. Scusate, adesso state soltanto vedendo cosa stavo studiando, ma ok, allora, questo è, forse volevo farci la foto, non so se riuscite a vedere, magari Sì, ingrandite anche si allora, vede. il curriculum. Qua, vabbè, a parte i ringraziamenti, c'è l'indice, che forse in realtà è probabilmente la parte più importante. Come vedete, c'è un'introduzione, l'analisi del contesto nazionale, cioè noi abbiamo chiesto alle scuole di fare un'analisi del contesto in cui loro andavano ad operare come specialisti, per poi definire il profilo dello specialista, come vedete al punto 2, la mission e la governance della scuola e poi gli obiettivi formativi. Che riprendono in parte il documento 68 del 2015, che è il decreto interministeriale che ha definito gli obiettivi formativi, che è un po' obsoleto, probabilmente era già obsoleto nel 2015, ma che in qualche modo dovevamo, per motivi istituzionali, ma anche in realtà per fare una connessione col passato, richiamare, anche se poi abbiamo proposto i nostri obiettivi formativi, che sono al punto 5, e sono appunto il syllabus delle competenze sociali e il syllabus delle competenze specialistiche. Proprio perché noi vediamo molto questa dualità tra la formazione generale e quella specialistica. Poi al punto 6, io e Antonella, grazie alle nostre nottate, per me sì, abbiamo riportato tutto lo scibile dei metodi di insegnamento e valutazione che abbiamo trovato su qualsiasi fonte.
Al punto 7 il sistema di valutazione, quindi 6 metodi di insegnamento, 7 metodi di valutazione, e poi le risorse umane, che sono principalmente due tipi di supervisor, come abbiamo detto. E il punto 9 è molto importante, perché è l'annotazione, certificazione e competenze, cioè il portfolio. Il portfolio che abbiamo visto all'estero essere, diciamo, anzi l'e-portfolio, uno strumento molto utilizzato per l'annotazione, la certificazione e competenze, ma anche uno strumento formativo in quanto tale, perché rappresenta quel supporto costante allo specializzando nella sua formazione. Un sistema di miglioramento, quindi l'evaluation continua del processo formativo, e poi al punto 11 il piano di studio locale. Cioè, mentre questo è un documento pensato a livello nazionale, per esempio per tutti gli specializzandi di nefrologia, il punto 11 ci spiega come declinarlo a livello locale e realizzare il piano di studio locale. E poi, vabbè, punto 12 è un punto tecnico, è un allineamento con il decreto interministeriale 402, con gli obiettivi formativi e le prestazioni per l'accreditamento delle scuole. E poi ci sono gli allegati, che sono i cinque moduli di 5 metodi di valutazione sul campo che abbiamo ripreso dal sistema inglese, che ci sembravano i 5 più adatti a quello che facciamo. Tutto questo, lo ripeto di nuovo, con il supporto delle 7 scuole, cioè queste cose non ce le siamo inventate noi, ma sono state, diciamo, limate con la vita reale delle 7 scuole che hanno lavorato con noi, e questo ha dato, secondo me, un valore aggiunto incredibile, perché fosse stato per noi, abbiamo visto cose molto più magari fondamentaliste, ma non sarebbero state poi forse calate nella realtà. Qui, vabbè, vado veloce, questi sono i valori del nostro progetto, io tengo tantissimo, ma poi magari ve li leggete con calma. Scusa, io ho messo in chat il link alla casa editrice dove trovate in Open Access il primo libro, ma da domani dovreste trovare anche il secondo, che è quello sulla medicina di emergenza e urgenza. E praticamente tutti questi 7 libri li vengono messi in Open Access. Ok, vai. Secondo me quello che interessa molto è vedere le tabelle. Subito. Vi dico, visto che poi lo scorrerete, che da qui in poi, dove c'è scritto razionale struttura del modello, c'è tutta la base pedagogica. Lo dico a voi perché magari a voi giustamente interessa, di solito tutti gli interlocutori che di solito abbiamo non ne frega niente, ma qui ci sono tutte le basi, comprese le fonti numerate, del perché e per come abbiamo preso questo modello. Perché abbiamo preso un modello competence based e quali sono le basi di un curriculum design fatto in questo modo. Vabbè, invece vado, come diceva Antonella, alle tabelle. Questo è il nostro alberino, anche questo poi magari ve lo guardate, che è il modello che ci siamo costruiti noi per rappresentare un po' quella che secondo noi è la formazione post laurea, che è rappresentata da un albero le cui parti rappresentano diciamo la struttura del nostro percorso. E vi facciamo vedere le tabelle. Come vedete, qua si parla di nefrologia. Vi lascio le competenze generali da parte, vado sulle competenze specialistiche. Questo è il syllabus, l'indice del syllabus, dove è rappresentata sulla sinistra il titolo della competenza e sulla destra la descrizione della competenza. Se prendiamo per esempio la competenza 1.2, che è l'ematuria, oppure magari possiamo prendere una un pochino più complessa, tipo la malattia renale cronica 1.8, c'è una breve descrizione sulla colonna di destra, valutare e trattare i pazienti con malattia renale cronica, e poi se andiamo alla tabella corrispondente, che vedete sono strutturate tutte nello stesso modo, 1.8 malattia renale cronica, in alto nella tabella c'è la descrizione breve della competenza, e poi ci sono le 3 sezioni, knowledge, skills and behavior, dove attraverso la scelta dei verbi sulla quale Antonella ci ha appropriatamente insegnato e supportato, abbiamo definito quelli che sono le learning outcome teorici, pratici e comportamentali del nefrologo riguardo alla singola competenza, che è quella di valutare, gestire e trattare pazienti con insufficienza renale cronica. E quindi queste sono le knowledge, quindi le competenze teoriche, poi ci sono appunto le skills pratiche e i behavior. Se vogliamo fare un esempio di tutte e tre, magari per le competenze teoriche, illustrare il razionale per la stima del filtrato glomerulare, oppure elencare le cause di insufficienza renale cronica, nelle skills pratiche, gestire il paziente con rapida evoluzione di malattia, gestire complicanze extrarenali,
Questa è la parte più clinica, cioè questa è la grande discussione che abbiamo fatto con Patel, perché io venendo dalla scuola un po' di Gilbert, secondo me tutti questi obiettivi contributivi non andavano messi. Invece lui mi ha detto che il fatto che noi abbiamo questo approccio per obiettivi, dove facciamo obiettivi generali, intermedi specifici e mettiamo solo nei compiti professionali e tutto quello che invece è teorico li considera contributivo e non va scritto, secondo Patel questo modello ha portato al fatto che poi in realtà si perdessero, no? E quindi poi quando tu gli dai in mano a un docente non si trova nell'approccio per obiettivi, dove se l'obiettivo è compito professionale basta, perché gli mancano tutte le conoscenze. Quindi invece in questa tabella, che non so se si riesce a vedere poi per intero, in una pagina tu hai la competenza in alto, il learning outcome divisi in knowledge, skills and behavior, dove il knowledge sono appunto le conoscenze, quindi elencare, descrivere i meccanismi fisiopatologici, no? Che sono quelle cose che non è veramente un compito professionale, perché tu non ti troverai mai a elencare le cause di fronte a un paziente, però è importante che lo specializzando lo sappia. Poi gli skills sono praticamente proprio i compiti professionali. E poi invece col behavior, anche qua ci siamo, prima di arrivare a capire, ci abbiamo messo un po', sono invece più le competenze o trasversali o professionalizzanti, tipo la parte più di professionalism, la comunicazione con gli altri. Quindi alla fine abbiamo condiviso questo modello tripartito. E come voi vedete sulla destra ci sono solo indicati i metodi di valutazione, come ci diceva prima Giulia, e non i metodi di insegnamento, che quello abbiamo condiviso con Patel, che in effetti va poi scelto dalla singola scuola. Esatto, poi qui ora avete dato un assaggio delle nostre magne discussioni, ma ne potremo parlare a lungo. Diciamo che la cosa più difficile è stata ovviamente le skills e i behavior, perché sulle parti teoriche ovviamente è stato molto più facile, no, definirle. Sulle skills e behavior è stato molto difficile, perché da un lato Antonella magari era perplessa sull'indicare proprio le cose pratiche da fare in clinica, e lì ci siamo molto impuntati anche noi, anche Patel, perché appunto tutto quello che non viene scritto qua non esiste. E in realtà le skills sono l'80% del lavoro dello specializzando, e se noi non lo scriviamo finiamo per demandare a qualcos'altro, che non è nemmeno questo curriculum, la guida sia per lo specializzando, sia per il docente, sia per il tutor alla formazione. E questo diventa particolarmente importante nella valutazione di valutazione di pratica clinica. E poi sul behavior c'è solo un'altra cosa, perché eravamo io e Antonella sul fatto di individuare nel behavior quella competenza, quel learning outcome che ha a che fare con le capacità relazionali e il professionalism del medico. Tuttavia abbiamo, se notate, qui ce n'è proprio un esempio, spostato, cioè uno potrebbe dire quindi il behavior è un learning outcome tipo discutere appropriatamente con il paziente, spiegare gli effetti collaterali della manovra al paziente. In realtà, anche qui, grazie a Patel e grazie a un lavoro abbastanza duro, abbiamo capito che discutere con il paziente, illustrare gli effetti collaterali, risiedono nelle skills, perché è un atto vero e proprio da svolgere, mentre nel behavior risiede la consapevolezza dello specializzando dell'importanza di quella cosa, che è molto difficile da valutare, ma che in realtà lo si fa abbastanza bene con il feedback. E cioè il fatto di riconoscerne l'importanza, perché se se ne riconosce l'importanza, allora lo si farà. E lo si farà anche bene. E se non lo si sa fare, lo si imparerà, diciamo. Questa era un po' l'ora. Adesso, l'ultima cosa è che voi vedete sulla colonna di destra che sono indicati mini-sex, eccetera, eccetera. Questo poi negli allegati troverete tutte le schede che sono state tradotte da Stefano e che finalmente così abbiamo anche in italiano messe per bene questi strumenti di valutazione che possono essere utilizzati anche in altre discipline. Ok. Ciao a tutti. Dimmi. Fabrizio. Ciao a tutti. Vado okay, a cucinare, se no stasera non si mangia. Buona okay, grazie a tutti. Ciao, grazie mille. Ci vediamo alle 9. Grazie a tutti, arrivederci.